atrio della facoltà d'architettura, con all'interno una insospettata presenza di agenti di polizia che organizzarono una furiosa resistenza. A quel punto ci barricammo in questa specie di androne e ad un tratto riuscimmo a venire fuori come si poteva, passando in mezzo a questa selva di celerini. Fu uno di quei momenti di grande confusione. Io ricordo di essere arrivato in cima a una scalinata interamente coperta della schiuma degli idranti e di essere stato poi trascinato da una ragazza a terra, rotolando per tutta la scalinata e riuscendo a ritrovarmi al di là delle gambe dei celerini che facevano una specie di muro, insomma, di forca caudina. Dice un quarto avanti a dittatura, non c'era ancora ragione di aver paura, ed eravamo veramente in tanti, e i poliziotti in faccia agli studenti, e no la scuola dei padroni, e via il governo di missioni, hanno impugnato i manganelli ed han picchiato come fanno sempre loro. E all'improvviso è poi successo un fatto nuovo. Non siamo scappati più, non siamo scappati più. Dopo Valle Giulia, i rapporti tra movimento studentesco e polizia si fanno sempre più tesi. Le accuse degli studenti sono violente. Darò qui lettura di alcuni brani che sono tratti dal libro bianco che è in preparazione. Il primo episodio in cui la violenza di massa della polizia si è scatenata contro il movimento studentesco è stata Valle Giulia. Dinanzi alla facoltà di architettura un commissario aizzava gli agenti gridando: massacrateli, tre dei nostri stanno morendo all'ospedale. All'ingresso della facoltà i fermati venivano colpiti ancora più duramente, uno per uno, con particolare sadismo verso le ragazze. Una ragazza che si era svincolata dalle mani dei poliziotti, fuggita in preda al panico, veniva inseguita, agguantata, le veniva strappata la gonna di dosso e i poliziotti la buttavano letteralmente giù per le scale. Venivamo insultati, i maschi come pederasti, le donne come puttane. È evidente che il comportamento delle forze di polizia è il frutto di un'educazione sistematica alla violenza, sicché il tipo ideale del poliziotto è il fascista. A queste accuse risponde Pierpaolo Pasolini, che in una sua accorata poesia si schiera dalla parte dei poliziotti. Avete facce di figli di papà, buona razza non mente. Avete lo stesso occhio cattivo, siete paurosi, incerti, disperati, benissimo. Ma sapete anche come essere prepotenti, ricattatori e sicuri. Prerogative piccolo borghesi, amici. Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti, perché i poliziotti sono figli di poveri, vengono da periferie, contadine o urbane che siano. Quanto a me, conosco assai bene il loro modo di essere stati bambini e ragazzi, le preziose 1000 lire. Il padre è rimasto ragazzo anche lui a causa della miseria che non dà autorità. La madre incallita come un facchino o tenera per qualche malattia come un uccellino. I tanti fratelli, la casupola tra gli orti, con la salvia rossa, in terreni altrui, lottizzati, i bassi sulle cloache o gli appartamenti nei grandi caseggiati popolari, eccetera, eccetera. E poi, guardateli come li vestono, come pagliacci, con quella stoffa ruvida che puzza di rancio, fureria e popolo. Peggio di tutto, naturalmente, è lo stato psicologico cui sono ridotti, per una 40 di 1000 lire al mese. Senza più sorriso, senza più amicizia col mondo, separati, esclusi, in un'esclusione che non è uguale, umiliati dalla perdita della qualità di uomini per quella di poliziotti. L'essere odiati fa odiare. Uno, due, dieci, vent'anni di democrazia. Le pietre non sono argomenti, ci dice un borghese. Siamo d'accordo con voi, miei cari signori, ma gli argomenti non hanno la forza di pietre. E oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti, le compagne
15 anni, gli operai con gli studenti, il potere agli operai, dal sistema dei padroni, sempre uniti vinceremo. Viva ma rivoluzione, quando poi le camionette hanno fatto i carotelli, molti giovani hanno risposto coi bastoni dei cartelli, ed ho visto le auto grinto rovesciate e poi bruciate, tanti e tanti poliziotti con le teste fracassate. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è agitato questa volta lotterà con noi domani. Sera del 2 marzo. Assemblea del movimento studentesco nella sede della FIGC in via dei Frentani a Roma. Parla Franco Russo. Siamo stati ricevuti prima dal ministro dei rapporti con il Parlamento, Scaglia, e quindi dal ministro della pubblica istruzione Gulli. Siamo andati a dire questo. Noi chiediamo che anche il governo faccia un suo atto ben preciso, e cioè apra i cancelli dell'università. La risposta del governo secondo me è stata abbastanza esitante, non ci hanno detto assolutamente niente. Abbiamo respinto la proposta fatta dal ministro Gui di incontrarci con Davak, l'abbiamo fatto per un preciso significato politico. Davak, poiché si è servito dei provocatori, non viene contattato dal movimento studentesco. Abbiamo naturalmente parlato anche degli arrestati, la maniera come è andata il colloquio è abbastanza chiaro, è stato assolutamente negativo. Quindi domani ricominciamo la lotta. La violenza, la rivolta, chi è agitato questa volta lotterà con noi domani. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è agitato questa volta lotterà con noi domani. Vorrei dire a questo proposito, io non sono comunista, però devo dire, bisogna tener conto. Silenzio. Bisogna tener conto del livello di preparazione di tutti quelli che ci ascoltano. Quindi il termine compagni tra di noi sia ben accetto. Io per me sono d'accordo che chi è compagno lo usi reciprocamente tra sé e l'altro compagno. Però sul piano universitario penso che noi ci dobbiamo contraddistinguere con l'appellativo di collega, perché più generale. Questa faccenda del compagno e collega, se permettete, io così uso indifferentemente l'una cosa o un'altra, dico scusatemi se lo faccio, mi viene istintivo. Per la questione del compagno, potete anche prendere come compagno di lavoro, compagno di studio. Non abbiamo questi tutori. Io credo che noi siamo sufficientemente maturi per non avere questi pudori. Compagni, questa è la fede in un comunismo, tutto da vivere, tutto da fare, un comunismo.